Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido e stretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, volume 12, 4 dicembre del 1918.
Per le anime amanti, la mia prigionia ha formato la loro prigionia di amore, dove esse possono stare al sicuro e difese da tutti e da tutto. Io le ho scelte per averle come prigioni, come tabernacoli viventi, che mi devono riscaldare dalle freddezze dei tabernacoli di pietra, e molto di più dalle freddezze delle creature che, imprigionandomi in loro, mi fanno morire di freddo e di fame. Ecco perché molte volte lascio le prigioni dei tabernacoli e vengo nel tuo cuore per riscaldarmi dal freddo e per ristorarmi con il tuo amore. Quando ti vedo andare in cerca di me, nei tabernacoli delle chiese, io ti dico: sei tu la mia vera prigione d'amore per me. Cercami nel tuo cuore ed amami. Gesù dice a Luisa il 27 gennaio del 1909: figlia mia, sai chi sei tu? Luisa della Passione del Tabernacolo. Quando ti partecipo le pene, sei del Calvario. Quando non te le partecipo, rimani nel Tabernacolo. E così io. Nel Tabernacolo niente do di esteriore, né di croce né di spine, eppure l'immolazione è quella dello stesso Calvario, le preghiere sono le stesse del Calvario. L'offerta della mia vita continua. La mia volontà non è cambiata in alcunché, mi brucia la sete della salvezza delle anime. Posso dire che la mia vita sacramentale è unita con la mia vita mortale. Queste vite, unite in un punto, non hanno perso alcunché. Questo punto è tutto interiore. Se la tua volontà è la stessa di quando io ti partecipavo alle mie pene, se le tue offerte sono simili, se il tuo interiore è unito con me, con la mia volontà, non ho ragione di dirti che sei Luisa della Passione del Tabernacolo. Questa è la sola differenza. Quando ti partecipo alle mie pene, prendi parte alla mia vita mortale ed io esento il mondo dai più gravi flagelli. Quando non te le partecipo, flagello il mondo e tu prendi parte alla mia vita sacramentale. Sempre una è la vita. Ancora, 12 marzo 1903, volume 4. Nel sacramento dell'Eucaristia, là il sacrificio è continuo. Perpetuo è il forzare il Padre affinché usi misericordia alle creature ed alle anime per ottenere l'amore della Trinità. Io mi trovo in continuo contrasto, morendo continuamente, sebbene tutte le mie morti siano morti di amore. L'8 febbraio del 1915, volume 11, Gesù disse a Luisa: voglio l'eroismo delle anime che dimenticano se stesse. Hanno cura soltanto di me ed unite con me si occupano della salvezza dei miei figli, verso i quali il demonio usa tutte le astuzie per strapparli dalle mie braccia. Voglio che ti adatti ai diversi momenti, ora dolorosi, ora luttuosi, ora tragici. Insieme con me prega e piangi per la cecità delle creature. La tua vita deve scomparire, facendo subentrare in te tutta la mia vita. Facendo così sentirò in te il profumo della mia divinità. Mi fiderò di te anche in questi tempi tristi. Bene, ci fermiamo qui con la lettura. Questa serie di scritti che abbiamo ascoltato manifesta il tipo di relazione che Gesù vuole avere, sempre intima, interiore, con l'anima che vive nel divin volere. E il punto, diciamo, di riferimento, il punto di contatto anche che c'è sia tra la vita terrena di Gesù e in parte la sua vita attuale, ma sia soprattutto con la vita di colui che vive o colei che vive nella divina volontà, è rappresentato da due degli aspetti con cui Gesù, come lui stesso dice, prosegue la sua vita terrena nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, cioè il tabernacolo, la sua presenza silenziosa, che in qualche modo vero, anche se misterioso, riproduce
la sua vita terrena nascosta. Soprattutto nel tabernacolo dobbiamo sempre pensare a Gesù, che oltre che pregare per la nostra salvezza, oltre che attendere la nostra visita, continua a rifare gli atti nel divin volere, che già fece tutti in modo perfetto durante la sua vita terrena, a beneficio dell'umanità. Mentre durante il santo sacrificio della messa, come sappiamo, si rinnova realmente il sacrificio del Calvario, o meglio si ripresenta sacramentalmente, se si vuole essere teologicamente più precisi, cioè in maniera incruenta, ma vera e reale, si fa presente, si compie, è attuale sull'altare il medesimo sacrificio della croce. Papa Paolo VI scriveva al riguardo: è lo stesso identico sacrificio ed è la stessa identica cosa. L'unica differenza è che il sacrificio della croce fu un sacrificio cruento, quindi dove Gesù soffrì e versò veramente tutto il suo sangue. Il sacrificio dell'altare è un sacrificio incruento, cioè lo spargimento del sangue, che è il prezzo del nostro riscatto, avviene in maniera non violenta. Gesù non viene ferito, non viene ucciso, ma sull'altare, ecco, viene riprodotta attraverso la consacrazione distinta dell'ostia e del vino, la stessa situazione che c'era sulla croce. Quindi il sangue separato dal corpo di Gesù. Ma per il resto è tutta la stessa identica cosa. Allora, qui Gesù tocca dei punti molto molto importanti che attengono alla vita e alla missione dell'anima che vive nella divina volontà. Ecco, almeno tre sono abbastanza evidenti. Il primo, ecco, Gesù paragona l'anima che vive nella divina volontà a un tabernacolo, quindi a una prigione di Gesù. Solo che mentre nei tabernacoli Gesù, certamente in essi volontariamente si rinchiude, perché accettando di istituire il sacramento dell'Eucaristia, ha accettato tutto quello che purtroppo nei tabernacoli avrebbe vissuto, quindi non soltanto la freddezza delle pietre dei tabernacoli, ma soprattutto la freddezza e l'indifferenza dei cuori, ecco, che ignorano, disprezzano, ecco, rimangono indifferenti alle sue promesse e a tanto amore, cosa che sappiamo fa soffrire il cuore di Gesù. Quindi questa è una realtà. E Gesù vuole trovare nel cuore e nel corpo, in un certo senso, dell'anima che vive nella divina volontà, ristoro e consolazione. Vuole trasformarla in una prigione vivente. Cioè, perché? Ecco, perché lui è venuto per stare in compagnia delle anime, ecco, non per stare in compagnia delle pietre, evidentemente, no? E perché un'anima di lui innamorata può realmente fargli da ristoro, da consolatore. E se gli altri non hanno fame di lui, noi ne abbiamo tanta di fame di lui. Se gli altri sono freddi, i figli della Divina Volontà cercano di essere caldi, ardenti addirittura, nei confronti di Gesù Eucaristia. Io torno, nei giorni scorsi siamo stati a Fatima, un bel pellegrinaggio parrocchiale. Il piccolo Francesco di Fatima era molto attento a questo. Lui era il consolatore di Gesù nascosto, come lo chiamava, stava ore e ore e ore davanti all'Eucaristia, no? Addirittura Gesù dice queste cose, no? Quando ti venga a visitare e tu diventi un tabernacolo vivente, in maniera, diciamo così, pura e semplice, non ti do di esteriore niente, ecco, nella croce, nelle spine, eccetera, eccetera, no? Ecco. E quindi quando, diciamo, Gesù è buono con Luisa, che si prende le sue consolazioni, è buono con il mondo, ma quando invece manda flagelli e pene, no, scusate, e quando Gesù è buono con Luisa, diciamo così, che sta nella sua presenza, è
buono, quando è buono con Lisa, con Luisa e non le partecipa alle sue pene, abbiamo sentito, flagella il mondo, ecco, e Luisa prende parte alla sua vita sacramentale. Quando invece le partecipa alle sue pene, prende parte alla vita mortale di Gesù, bella questa immagine, sente il mondo dai più gravi flagelli. Vedete come nella divina volontà non può essere altro che così. Si ritrovano gli insegnamenti fondamentali dell'ascetica e anche della mistica cristiana, da cui non si può mai, non si deve prescindere. Cioè, parlavo di Fatima, la Madonna Fatima ha chiesto preghiere, sacrifici, offerte per risparmiare i flagelli al mondo. Parlava della guerra, della seconda guerra mondiale, ha fatto vedere l'inferno in cui precipitano tante anime dei peccatori, non poche, e ha detto sì, la devozione al mio cuore immacolato innanzitutto, ma ha chiesto tante preghiere, tanti sacrifici con queste intenzioni, stornare i divini flagelli e concorrere alla conversione dei peccatori. Però al tempo stesso ha chiesto anche Gesù e la Madonna in particolare riparazione. Riparazione è un termine chiave dell'apparizione di Fatima. L'angelo del Portogallo chiedeva riparazione soprattutto nei confronti degli orribili sacrilegi eucaristici. La Madonna a Fatima, sia durante le apparizioni che soprattutto nelle apparizioni postume del 1925, dove spiegò bene la devozione al cuore immacolato di Maria e la pratica dei primi 5 sabati del mese, chiese riparazione per i peccati che feriscono lei. Quindi, noi dobbiamo concepire Gesù e Maria, per quanto ci possa sembrare ardita questa cosa, no? O anche un po' sbalorditiva, ma come persone, la prima assolutamente divina, la seconda umanamente divina, che folli d'amore bussano presso la porta dei peccatori per offrir loro la salvezza e quasi, diciamo così, elemosinarli, che gli aprono la porta e che si lasciano aiutare. Trovano tante porte sbattute in faccia. E allora, come dire, cercano consolazione nelle anime amanti. Questo è il piccolo Giacinto Francesco di Fatima. Diceva sempre: io mi occupo principalmente di consolare i cuori di Gesù e di Maria. E poi dice Giacinta: tu occupati dei peccatori e del Santo Padre. Avevano fatto questa suddivisione. Noi ci occupiamo di tutto, ecco, nella divina volontà, ecco, di tutto. E vivendo in questa dimensione, questa vita evidentemente è una vita eroica, perché è una vita di spoliazione di se stessi, no? Ecco, perché l'offerta dei sacrifici, delle preghiere, richiede evidentemente delle rinunce. Noi sappiamo che i sacrifici sono volontari e involontari. Nella divina volontà, l'abbiamo già visto tante volte, l'anima sa riconoscere, sa che qualunque cosa le accade, ieri dicevo, fosse anche una zanzara che ronzola, ecco, fosse anche un piccolo inconveniente fisico, no? Un piccolo dolore alla testa, allo stomaco, alla gola, ecco, un raffreddore o cose di questo genere, una tosse. Quindi anche queste cose molto molto piccole, quando uno ha un raffreddore violento, un raffreddore violento è fastidioso, no? Uno sta sempre a soffiare il naso, a starnutire a volte, no? C'è il naso chiuso, quindi respira con difficoltà. Non è un'offerta, è un sacrificio questo. Certo che lo è. Ed è un sacrificio che la Divina Volontà, come dire, ci propone senza chiederci il permesso. Quindi ce lo mette davanti agli occhi e questi sono quelli di cui possiamo essere sicurissimi,
che sono volontà di Dio al 100%, cioè se io decido di fare un sacrificio di testa mia, potrei stare assecondando un'ispirazione, e possiamo anche pensare che spesso sia così, ma potrei anche stare a fare un atto di volontà mia propria, che Gesù da me non vuole. E qui ci sono sempre gli esempi di scuola, no? Dico, ah, mi metto il cilizio come pastorale di Fatima, mi procuro qualche cosa che mi stringa la vita. D'accordo, che mi dia il tormento, che maceri la mia carne per i peccatori. Fino a qui non si muore per queste cose, quindi non è a priori escluso che si possano fare, ma se tu porti il cilizio, d'accordo, addosso, quindi senti questi tormenti della carne, la carne, in cui eserciti la pazienza. Porti, ci dice, non sopporti, ecco, portare e sopportare il caldo, per esempio, che è una grande penitenza, anche Giova a portare il cilizio Giova se tu quando viene il caldo stai buono, stai tranquillo, accetti tutte le sudate, tutta la cappa che senti addosso e lo offri al Signore, e anche poi ci aggiungi pure il cilizio, d'accordo? La stessa cosa, se tu porti il cilizio e tratti male il prossimo, quindi non sopporti i difetti altrui, San Paolo scriverebbe che giova, a che serve? Quindi la vita nella divina volontà è una vita bella, ma è una vita eroica, voglio l'eroismo, dice Gesù, delle anime che dimenticano se stesse. Ecco, quindi non banalizziamo, dicevo anche ieri, non riduciamo la vita nella divina volontà a qualche pia pratica spirituale. Ripeto, che è assolutamente importante, normativa e fondativa, ma che non può mai rimanere fine a se stessa e che non possiamo concepire come una sorta di panacea, cioè io faccio queste cose e quindi automaticamente sono santo. Non è così. Gesù specifica che chiede l'adattamento alle singole situazioni, questo è un altro grande sacrificio della nostra volontà. Quindi arriva il dolore e prendiamo il dolore, arriva il lutto, ci muore qualche persona cara, arrivano le tragedie, non lo so, sentiamo parlare di cataclismi, di sciagure o addirittura colpiscono noi. Come sono le nostre reazioni? Alle chiare manifestazioni esterne, quindi oggettive della divina volontà? Lo stesso nella nostra vita, adesso usciamo dal tempo del periodo estivo, no? Scorrono situazioni differenti, no? Ognuno ha la propria realtà. Il tempo di riposo è un tempo diverso dal tempo di lavoro, no? Se io sono una persona, diciamo così, che ama molto la solitudine e l'interiorità, se Dio mi chiama in qualche momento a stare con le persone, come presenza certamente sua, vigilante e salvifica, lo devo fare. Non devo dire non ci voglio stare per niente perché mi mancano 4 ore di preghiere e se sto con te non riesco a finire le preghiere. No? Quindi ci deve essere questa capacità di adattamento continuo alle singole situazioni, capite? Cioè vivere nella divina volontà vuol dire rinunciare a tenere il timone della propria esistenza. Certo, è chiaro che uno nella divina volontà è sempre quello che causa, se Dio vuole. Può avere un programma, un indirizzo, no? Ha cominciato un parroco, insomma, che adesso a settembre fa le riunioni per programmare, diciamo così, l'anno pastorale, quindi tutti gli incontri formativi, le cose, i pellegrinaggi. Chiaro che, dice il proverbio, che l'uomo propone e Dio dispone, non sarebbe un atteggiamento, ecco, consono, ma ecco, ma sarebbe una delle forme di fanatismo, andare a dire no, non faccio nessuna riunione, lasciamo che la Santissima Trinità programmi l'anno come meglio crede, no? Quindi senza poi avere un minimo di ordine, senza avvertire le persone, insomma, no? Sarebbe una cosa scriteriata, sarebbe fatta male.
anche se fosse fatta con buona intenzione. Quindi si tratta di una vita umana, concludiamo, che deve scomparire per fare posto a quella divina. La nostra umanità deve scomparire. Umanità intesa nel solito senso, no? Ecco. E solo in questo senso si devono leggere e comprendere alcune espressioni, anche sia pur raramente usate negli scritti, come far morire la propria volontà o cose di questo genere, no? In questo senso, certamente sì. Come diceva il buon San Giovanni Battista, egli deve crescere e noi diminuire. Ecco. E nella fusione con Gesù, ricordiamo che la fusione con Gesù, quando dico Gesù, dico sempre anche con Maria, sottinteso, ogni tanto lo ricordo, deve diventare uno stato normale, alimentato attraverso gli atti di fusione, attraverso il ricordo costante, il vivere alla loro presenza. Tanto più questo si fa, il farsi attenti alle cose delicate, loro richieste, quando sono nel nostro cuore, Gesù e Maria lavorano, sempre con la grande delicatezza che li caratterizza. E imparare ad ascoltare il proprio cuore, cioè la propria coscienza, la propria interiorità, mettersi in ascolto, è un passaggio fondamentalissimo della vita nel divin volere. Importantissimo. Ed è conforme al divin volere non ergersi a giudici di ultima istanza su queste cose, quindi non pensare di aver avuto chissà quale rivelazione attraverso le forme straordinarie, perché queste appunto sono forme straordinarie, quindi piuttosto che fare questo è bene individuare, come per chiunque voglia intraprendere un cammino e un itinerario verso la santità, un direttore di spirito che aiuti, che deve essere visto come un direttore di spirito, quindi che si occupa di cose attinenti alla santificazione. Quindi traccia una via, come dire, di orazione, di preghiera, di sacrifici. Ecco, è disponibile per qualche consiglio, appunto, se una persona ci ha avuto un'ispirazione o pensa di aver avuto un'ispirazione a fare qualche opera un po' particolare, deve chiedere. È molto più prudente, è molto più sicuro blindare queste cose sotto l'obbedienza, onde non rischiare uno di fare anche in questa nostra volontà e agire magari per orgoglio spirituale o cose di questo genere. E due, per avere il merito e il sigillo dell'obbedienza, che rende gli atti compiuti sotto la sua giurisdizione, diciamo così, molto più meritori agli occhi di Dio. Ricordiamo sempre che la Madonna, addirittura, quanto ci dicono gli scritti e anche alcuni scritti, chiedeva a San Giuseppe addirittura il permesso per obbedienza di spazzare la casa. Quindi capite come la perfezione richiede questa grande spoliazione di se stessa, cioè la scomparsa del nostro io, la spoliazione di noi. È operazione faticosa, d'accordo? È operazione laboriosa, non ci possono e non ci devono stare limiti e remore. Quindi, e non basta dire Gesù, come nella consacrazione di Augustus, lo diceva anche ieri, Gesù mi dono tutto a te, mi spoglio di tutto. Allora, se ti spogli di tutto come atto di volontà esternato nella preghiera, che certamente nell'intenzione Gesù guarisce, ecco, poi devi spogliarti veramente. D'accordo? Non puoi dire mi spoglio di tutti e rimani pieno dei tuoi brutti vestiti che sono i difetti, i vizi, la volontà umana sempre onnipresente e operante in tutto ciò che purtroppo facciamo. Ecco. Il resto, lo Spirito Santo illumini sempre i nostri cuori, ce la faccia comprendere nella nostra situazione di vita.
O Divina Maria, la tua vita fu una vita completamente nascosta, come dice San Paolo, in Cristo, completamente espropriata di te e completamente dedita in tutto a servire la divina volontà a cui fin dal tuo concepimento consacrasti la tua vita, promettendo con voto di non permettere alla tua volontà umana di compiere nessun atto. E tutto questo senza che nulla trapelasse all'esterno di straordinario o appariscente. Noi ti chiediamo di aiutarci ad entrare in queste tue stesse disposizioni. Se fosse possibile, ti chiederemmo di darle al nostro cuore, di riempirci di te in questo senso, con questa perfezione di disposizioni che consenta, crei le condizioni perché il Padre ci faccia entrare lì dove il divin volere vuole portarci. E se possibile, a questa grande spoliazione di noi stessi, al sacrificio totale di noi nella dimenticanza totale, appunto, di noi stessi. O Divina Maria, vieni nell'anima mia e spogliami di tutto ciò che è mio. O Divina Maria, vieni nell'anima mia e spogliami di tutto ciò che è mio. O Divina Maria, vieni nell'anima mia e spogliami di tutto ciò che è mio. O Divina Maria, vieni nell'anima mia e spogliami di tutto ciò che è mio. O Divina Maria, vieni nell'anima mia e spogliami di tutto ciò che è mio. O Divina Maria, vieni nell'anima mia e spogliami di tutto ciò che è mio. O Divina Maria, vieni nell'anima mia e spogliami di tutto ciò che è mio. O Divina Maria, vieni nell'anima mia e spogliami di tutto ciò che è mio. O Divina Maria, vieni nell'anima mia e spogliami di tutto ciò che è mio. O Divina Maria, vieni nell'anima mia e spogliami di tutto ciò che è mio. O Divina Maria, vieni nell'anima mia e spogliami di tutto ciò che è mio. O Divina Maria, vieni nell'anima mia e spogliami di tutto ciò che è mio. Nella divina volontà vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.